Siamo in diretta da Torino, a Portici di Carta, in via Roma, per intervistare l'editore della casa editrice Hogwarts. Esatto, io Giorgio Tomatis, sono io, e parto innanzitutto con lo spiegare da dove arriva il nome, da dove trae origine il nome Hogwarts. È scritto Hogwords. Come suono ricorda ovviamente la scuola di magia di Harry Potter. Io sono un potteriano, quando ho fondato questa casa editrice avevo negli occhi comunque le parole scritte dalla Rowling, e quindi ho voluto rimarcare il fatto a fare un omaggio a Harry Potter e ai testi della Rowling, b non ledere nessun diritto d'autore, e quindi ho modificato leggermente il suono che avete appena sentito, perché in realtà la casa editrice il nome della casa editrice è scritto Hogwords, cioè l'unione tra parole, che è quello, la cosa di cui si occupa una casa editrice, di trasferire delle parole sulla carta per trasmettere dei messaggi e ricordare appunto, come ho detto prima, il grande testo, il grande personaggio inventato da John Caitlin Rowling. È una casa editrice piccola, giovane nel senso che ha giovanissimi autori, non ha dei best seller, meno male, perché l'obiettivo della piccola casa editrice è quello di aiutare l'autore a crescere, ad essere in forma fisicamente, psicologicamente e tecnicamente per affrontare la grande casa editrice. Purtroppo in Italia non esistono le cosiddette medie, la media impresa, la media editoria, esiste o la piccola o la grande, perché abbiamo un sistema distributivo fatto in maniera particolare, un'altra volta ci potremo discutere sui problemi dell'editoria. Invece adesso ci possiamo soffermare sul cosa pretende il sottoscritto dai suoi autori e dai libri che vengono editati. Beh, innanzitutto che siano degli ottimi prodotti. I libri che abbiamo fino ad oggi editato sono circa 39, se non vado errato. In genere le persone ci chiedono: ok, siete una casa editrice, che pubblicate che tipo di libri? Pubblichiamo libri, diciamo così, degli autori locali, quindi spaziamo dalla poesia, fumetto, al giallo, al fantasy, diciamo tutti i generi letterari sono coperti dai nostri libri, e l'autore che viene dalla nostra zona, dalla zona del Pinerolese, dalle zone del Torinese, che ci dice che cosa vuole raccontare, noi scommettiamo, crediamo nel suo lavoro, gli insegniamo cosa deve fare per diventare un buon scrittore, e poi gli apriamo le porte, sperando che un domani possa incontrare il grande editore che dice: caspita, ma dietro questo nome, dietro questo personaggio sconosciuto, c'è in realtà un talento incommensurabile. Proprio rifacendomi a John Caitlin Rowling, che io amo sempre dire, se John Caitlin Rowling fosse nata in Italia anziché in Inghilterra, sarebbe probabilmente morta di fame, nel senso che il sistema letterario italiano è fatto in modo tale per cui o sei già grande o se non sei grande è difficile riuscire ad arrivare a certi livelli. Per fortuna che John Caitlin Rowling è nata in Inghilterra, però il segreto, se vogliamo, dell'esplosione di Harry Potter è dovuta, non tutti lo sanno, ad un determinato prodotto, adesso non mi ricordo se era uno yogurt o un formaggio, all'interno della confezione c'era un capitolo della saga di Harry Potter. Ebbene, ai giovani è piaciuto così tanto che da lì è scoppiata la Pottermania, e poi è arrivato il cinema, eccetera eccetera. Bene, il nostro obiettivo come casa editrice Hogwarts è di inventarci qualcosa di particolare che possa far sì che di trovare un po' la pietra filosofale, come ha trovato John Caitlin Rowling, cioè quell'invenzione che fa sì che il libro
scritto da Pinco Pallo, riesce a fare boom. Tra i sistemi che stiamo usando c'è anche quello della cena con delitto, per esempio. I nostri autori, attraverso il circolo artistico e letterario Hogwarts, che è parallelo alla casa editrice, organizzano delle cene con delitto, scrivono i testi che sono Creative Commons e mettono in scena nei ristoranti della zona questi gialli. Il bello di queste serate è che il costo dello spettacolo è praticamente zero. I commensali che sono andati al ristorante, hanno assistito allo spettacolo, tornano a casa con un libro della casa editrice. In questo modo, per esempio, questa è una delle provate che abbiamo pensato, siamo stati in grado di far conoscere a dei lettori che non avrebbero mai acquistato determinati libri degli autori che sono veramente delle perle perse, diciamo così, in un'area geografica depressa a livello culturale come il Pignarolese e il Torinese. C'è un'altra domanda? Va bene così? Sì, grazie. Prego. Ringraziamo l'editore della casa editrice Hogwarts.